Bentornati a tutti sul mio canale, io sono Majin Boobs e buon inizio settimana. Oggi vi porterò lo showcase del Team GT, un team che sembrava dovesse essere comunque il miglior team subito dopo il Future, bene o male nel momento dell'anniversario. In realtà comunque è stato un attimino abbandonato, il Future ha ricevuto ulteriori buff nei banner successivi allo step up anniversario, quindi il GT si è un attimino perso, ma penso che comunque sia un ottimo team in quanto ci abbiamo un personaggio verde veramente ottimo, ovvero Goku Super Saiyan 4 Full Power per counterare Vegito Blu, e al tempo stesso abbiamo il miglior personaggio rosso presente nel gioco, chiaramente dopo Paikuan, per counterare Trunks giallo. E abbiamo un ottimo personaggio giallo per counterare sia Zamasu che Vegito. Ah no, quello manca. Vabbè, sigla. Eccoci qua col nostro bel Team GT. Allora, come formazione, volendo si potrebbe sostituire Vegeta Super Saiyan 4 con Goku GT Extreme per un buff agli HP in generale. Può risultare comunque utile Vegeta, in quanto Goku Super Saiyan 4 Full Power, che probabilmente sarà portato in quasi tutti i match, ne beneficia di questo più 35% in Blast Attack. Forse però la cosa migliore sarebbe Goku? Ma sì, dai, facciamo questo cambio. Ok, cambio fatto, ora abbiamo gli HP. Per il resto del team vi faccio vedere bene o male le Z-Ability come funzionano. Ci abbiamo un più 28% di Base Strike Attack and Defense grazie a Omega Shenron. Abbiamo un più 35% di Strike Defense grazie a Super Baby 2. Un 15% degli HP grazie a Goku Extreme. Più 22% di Base Strike and Blast Attack e un più 10% unicamente per i Shadow Dragon di Strike Attack grazie a Sin Shenron Extreme. Grazie a Goku Super Saiyan 4 Full Power abbiamo un più 35% di Base Blast Attack per tutti quanti e grazie a Goku Super Saiyan 4 Pur abbiamo un più 35% di Base Strike Attack. Carrellata rapida di tutti gli equipaggiamenti che ho assegnato ai vari componenti di questo team. Chiaramente Sin Shenron Blu non penso che lo utilizzerò più di tanto, c'ha già il suo showcase diciamo. Utilizziamo il team al suo massimo livello competitivo. Andiamo. Partiamo contro un Team Future. Ok, Vegeta, Trunks e Vegito. Va bene, ti lascio la priorità. Baby fortunatamente un po' può incassare. Ok, Clash. Ah, male. Malissimo proprio. Ma non è una novità purtroppo. Va bene, attiviamo subito la main. Proviamo un bait. Ok. Ok, facciamo così. Nice. Facciamo subito questo prima che butti Vegito. Nice. Ok, Trunks. Buoni, i danni che gli sto facendo sono grossi, raga, possiamo rusharlo e cercare di buttarlo giù nonostante il cover change. Facciamo blast, di special non ne ho ancora usate, quindi potrebbe essere un po' predictabile. Invece ho sbagliato. Ok. Ok, buttiamo baby, per forza. E Rising Rush. Io ci proverei con... Dai, proviamo di blast anche noi. Strike, strike. Carta verde. No, un'altra carta verde. Effettivamente Trunks le produce proprio. E Baby ci saluta. Ok, facciamo così. Purtroppo non potevo poppare la main. Ok. Allontaniamoci. Nice. Vegito? No. Ok, bene.
Ah, speravo saltellasse. Ok. Ok, 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 ottimo. Allontanati da me. Nice. Questo è ottimo, raga. Dovremmo esserci assicurati la vittoria, così. Uno. Due. Assolutamente sì. E Ultimate come gran finale su questo Vegito. Pigliati questo, Meta. Polverizzato. Prossimo match. Altro team Future. Addirittura due viola. Ottimo per il mio personaggio giallo di fiducia. Ok, questo è perfect. E direi che ce lo teniamo assolutamente. Sincerron. E poppiamoci subito la main. No, non ho fatto in tempo purtroppo. Goku Super Saiyan 4 Full Power qua ci pesa parecchio come... come presenza. Ok, non bene, non bene. Paziente. Ok. Facciamola. Vediamo se riusciamo a farlo fuori. C'ho tante sfere in mano, sì. O almeno mi sembra. No, ne ho tre appena. Però ok, i danni sono più che sufficienti. Qua male. No, sto incassando decisamente troppi danni. Pure. Lo buttiamo Goku. Per forza. Manca un personaggio difensivo in questo team. O anche un personaggio giallo che possa aiutarci in queste situazioni. No, bruttino. Ma lui peggio, bene, bene, bene. Avvicinati, Goku. Ok, facciamo così. E facciamo così. Dai, dai, fagli dei buoni danni. Faglieli questi danni, Goku. Buono, buono, buono. Ok, manca... Zamasu mega buffato. Bene ma non benissimo, insomma. E continua a saltare, raga. Ok. L'ho confuso. Lasciamo così. Lasciamo così. No, però lui non recupera il ki. Ok, Goku, qua puoi prenderti tutti i danni del mondo, purtroppo. Ok. Subito. Per forza, proprio. Proviamo con la special. Dai, Omega, non mi deludere, non mi deludere, Omega, grande Omega. Match sofferto, ma portato a casa. Prossimo. Team mai visto prima, un altro Future. Però c'è Goku Black pur, quindi effettivamente è una roba mai vista prima. O almeno che non si vedeva da mesi e mesi. Buono, noi andiamo con Omega e i due Super Saiyan 4. Ok, switchiamo così. E produciamo qualche buon danno col nostro Goku Full Power. Yeah, sta lontano. Ok, ho sbagliato il timing, ma riusciamo a switchare. Nice. Dimmi che non c'è Vegito già pronto. Peccato. Ah, così proprio. Ok, non bene. Però possiamo buttare dentro questo Goku che tanca discretamente.
Ok, non tanca più discretamente. Ci resta il colore a favore almeno. Una cattiveria inaudita, raga, due carte verdi così. Fortuna che il mio personaggio è verde. Vediamo quanto ci prendiamo. Metà HP. Qualsiasi altro PG sarebbe morto praticamente. Oh shit. Wow. Ok. Vai Omega. Facciamo anche questo finché abbiamo il Rising Rush carico. Ah, Vegito. Sempre lui. Sempre Vegito. No, oh, brutto, 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 brutto. Ok, qua lo pigliamo. Vediamo quantomeno di riuscire a eliminarglielo così. Oh, raga, c'ho troppa sfiga, cazzo. C'ho troppa sfiga oggi. Non... Tutti i Rising Rush me li azzeccano praticamente. Ok, almeno questo Goku Black ce lo leviamo di mezzo. Nice. Lasciamolo subito, prima che torni Vegito. Figliati questo, Vegeta. Power of God, sto cazzo. No. Rip Shenron. Rip Shenron. Ok. Nice. Prossimo match. Team Fusion a noi due. Kefla e doppio Vegito. Nice. Ma in base a cosa? Ok, ce li possiamo prendere questi. Va bene, debuffami pure. Bene che non c'hai strike in mano. Ok, ok. Raga, è molto infame come cosa, perché non so come io l'abbia caricato, però facciamolo. Grazie. E Kefla è un grosso problema in meno. Ok, Clash. 9-20, 9-20, ma io ci ho messo di più! È un complotto, raga, questo. E Vegeta... Cioè, Goku quarto è quello che mi serve meno in questo momento. Questo viola. Però sì, se potessi tankarmi la sua ultimate con quello verde, male non farebbe. Giusto per non perderci un personaggio così, a gratis. Un botto di danno, grazie. Ok. Ok. Clash della vita. No! Per essere rapido sono stato troppo rapido. Ok, tanchiamo il tankabile. Vediamo se si utilizza il Rising Rush. Eccolo qua, vai Goku, è il tuo momento. È il tuo momento di brillare, Goku.
proprio di brillare nel senso esplodi. Boom. Eccola qua. Nice. Questo ci piace. Vai. Time to shine. Spiegalo questo Vegito, qual è la saga migliore. E mi sta sparando il mondo praticamente. Ok. Time to shine, Omega. Attiva tutte le tue sferette. Fagli un bel laser game. Prossimo match. Ultimo match contro un team Godki. Vegeta Zamma su Sciallotto. E Clash. Penso di essere la persona peggiore in questa cosa. Va bene, ce lo prendiamo. Ok, qua probabilmente mi fa un perfect. No. Bene, bene, bene. Nice. Facciamolo, anche se è molto fino a se stesso. Facciamolo. Laghino. Ok, Omega, ti tocca prendere qualche colpo, mi sa. Nessuno può arrivare in tuo soccorso. Via. Via. Con tanto di perfetto. Vai. Aia. E chill Zamasu, non puoi farmi tutti questi danni. Così. A gratis, in una combo. Vai. Mettiamo dentro qualche danno col nostro Goku Full Power. Direi che possiamo buttare anche il Rising Rush a questo punto. Special. Proviamo. Buono. Buono, buono, buono. Sciallotto eliminato ed è un grosso problema in meno. Con i suoi HP infiniti. Vattene via, vattene via. Non ti voglio. Ok. Spariamo le blast. Peccato che ho una sfera soltanto, quindi i danni non saranno esagerati. Ma sono tanto buoni comunque. Ok, ok, ok. Toh, vattene. Eliminiamo Zamasu così. La supremazia della saga GT su quella di Super. Si vede da queste cose, raga. Vai, Vegeta. Vai, buttiamo questo Goku. Tanchiamo pure. Azzecchiamo anche il Rising Rush, raga. Supremazia totale del GT su Dragon Ball Super, raga.
Vogliamo il GT canonico. Facciamo una petizione. Allora, pareri rapidi, rapidi, rapidi sul Team GT. È un ottimo team, raga, non c'è nulla da dire. È un ottimo team a cui manca però decisamente qualcosa, come un tank, effettivamente. Magari di colore giallo, che non si chiami Sin Sharon, perché no, non è assolutamente un personaggio degno. Non lo è in nessun caso, in nessun numero di stelle. Cioè sì, chiaramente più stelle ce l'avete magari vi può anche dare qualche soddisfazione, ma nel complesso non è un kit che si può ritenere da personaggio al passo coi tempi, perché assolutamente no, non è in grado di far danno se non dopo un Rising Rush, e fa abbastanza cagare nel complesso come personaggio. Preferisco di gran lunga non giocare nessun giallo attualmente, utilizzare team impostati come avete visto durante tutto lo showcase. Comunque sia, un giallo deve assolutamente uscire. Anche un blu potenzialmente potrebbe servire, perché Baby ha fatto il suo tempo, diciamo, mettiamola così. Mentre Sin Sharon Extreme è abbastanza buono, sì, come personaggio in sé, ma al tempo stesso quel Goku Full Power si perde completamente tutti i possibili buff di avere un altro Saiyan alleato dal momento che magari giocate i due draghi oscuri insieme. Quindi ci sta fino a una certa nel team in sé, perché non ha tutta questa sinergia con gli altri personaggi. Ne ha tanta con Omega, ma molto poca con Goku Super Saiyan 4 Full Power. E preferisco utilizzare al meglio questi due personaggi piuttosto che il Sin Sharon Extreme. Quindi chi potrebbe uscire come personaggio giallo a salvare la baracca? Gogeta Super Saiyan 4 forse. Ora come ora è presto, non è arrivato per l'anniversario, non penso sia il personaggio che possa uscire con il banner di agosto, quindi se ne riparla tra parecchio tempo per lui. Magari, boh, un Goku Super Saiyan 3 o un Goku relativo alla sconfitta effettiva di Omega Shenron, quindi quando fa la Genkidama, sarebbe tutta roba molto figa. Altra roba onestamente non me ne viene in mente attualmente. Quindi fatemi sapere qua sotto nei commenti, secondo voi chi o cosa dovrebbe essere il personaggio dedicato al Team GT per risollevarne le sorti? Fatemi sapere anche se ogni tanto vi piace giocare questo team, o se ormai vi siete fossilizzati su quelli con al loro interno Vegito Blu. Lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Un bacione a tutti raga e ci vediamo nel prossimo.